Fuori i secondi. Potrebbe essere questo il titolo che meglio sintetizza l'importanza della sfida tra Buonaonda Aprilia e Vigor Cisterna di fronte tra loro nell'ultima giornata di andata del campionato Under 21 regionale Girone A. È una sfida diretta che servirà per meglio definire quale delle due squadre può ufficialmente avere i gradi per gettarsi all'inseguimento della prima della classe, la capolista United, che al momento davvero sembra un rullo compressore. Dal Pallameucci di Aprilia un cordiale buongiorno da Enrico Pasquali Coluzzi. Effettuare la battuta, lo sguardo al centro, poi dà il pallone all'indietro per Barontini, la prima conclusione della partita è sua, è una bella risposta però quella di Martelli in fallo laterale con il piede sinistro al proprio compagno di squadra Mingione, poi Sanchez il destro e ancora la parata da parte di Martelli che sta davvero tenendo in piedi la propria squadra in questo avvio. E adesso c'è nuovamente la Buonaonda che prova a spingere tutto solo, dimenticato dalla difesa della Vigor, incredibile errore da parte di Modesti, da solo davanti al portiere fallisce una chance colossale, poi l'apertura a sinistra, il tentativo, il palo fragoroso colpito dalla formazione della Buonaonda con Modesti a portiere battuto, si è salvato qui Saba, evidentemente sta aspettando il momento giusto per piazzare il morso mortifero, l'accelerazione, ma deve stare attenta però a Barontini, l'uscita da parte di Martelli che salva tutto, ancora decisivo Martelli, inizio stellare da parte sua dal portiere Saba, uno schema e poi alla fine decide di tirare in porta, altro palo colpito da Stefanelli, aveva calciato benissimo il numero 3 della formazione di casa, poi il pallone viene nuovamente giocato da Stefanelli, qui esagera Loreti il destro, il pallone termina sul fondo, fa la barba alla traversa, sfiora il gol dunque nuovamente la Vigor, ancora va nuovamente per linee orizzontali, poi la verticalizzazione improvvisa, va a rimorchio, si riscalchi, il tiro in porta e c'è stata la deviazione probabilmente, anzi no, forse il palo è stato colpito dal numero 10 della formazione della Buonaonda, sfiorato dunque il vantaggio, poi la conclusione ambiziosa, velletaria del numero 12 con la Sante, dall'altra parte cerca il numero Manzini che poi mette questo pallone al centro, non ci crede Gentili a questa iniziativa del compagno, pallone dato all'indietro, poi servito nuovamente Marontini, a sinistra Barontini e poi l'autogol sfortunato da parte di Siniscalchi che ha avuto l'incauta idea di controllare un pallone in una zona molto scomoda, gli è sfuggito e ha regalato di fatto il vantaggio alla Vigor proprio nelle finali di primo tempo. Adesso c'è il tentativo e la parata ancora di Martelli, tante occasioni da gol, una sulla rete realizzata, ancora decisivo, uno strepitoso Martelli sul sinistro da parte di Colasante. Perso questo pallone sanguinoso, si lancia Loreti che con il destro ha cercato la soluzione di forza, di potenza. Ancora un pallone dentro, il tentativo incredibile, parata da parte di Saba su questo spunto di Manzini. Ripresa che è iniziata, dobbiamo dire ancora una volta, in maniera favorevole per la squadra in maglia orange, tira in porta intanto che sfiora la parte superiore della traversa, vediamo se Luffarelli saprà coglierla, è uno schema, alla fine a calciare in porta e a segnare il gol del pareggio è proprio Siniscalchi che dunque si riscatta con questo tiro centrale, trova il gol del pari, il numero 10 della Buonaonda, si tratta di Pellorca, arma il sinistro Pellorca e trova un gol davvero comodo comodo, qui però non era stata disposta bene, dobbiamo dire, la retroguardia della Buonaonda perché il tiro è stato centrale, dritto per dritto, 2-1 dunque. Martelli riuscirà a disporre un po' meglio i propri uomini rispetto a quanto invece non abbia fatto prima, altro tiro in porta pericolosissimo, c'è spazio adesso a destra per offendere ma Siniscalchi però non lo sfrutta a dovere. Cerca di andarsene a sinistra, adesso la formazione in maglia orange e ancora Martelli ci mette una pezza. Ancora Martelli che è uscito con il giusto tempo, attenzione intanto a questa sventola che è stata neutralizzata da Saba, decisivo anche lui con il piede sinistro, delle manovre offensive e anche in difesa comunque ha fatto la voce grossa, che pallone che ha dato a destra al numero 9. Martini che ha castigato Martelli, ma ancora una volta gran parte del merito è del capitano della Vigor, Barontini. Loreti, pallone dato a sinistra e poi la scucchiaia dal centro, incredibile chance che è stata mancata qui dalla Vigor, ci ha provato Colasante,
Sanchez nello stretto, ancora con la Sante, il destro e Martelli che ci mette una pezza con il piede destro, che sarà sicuramente abbastanza corposo in quanto ci sono stati già due time out e diverse perdite di tempo. Il diagonale da parte di Sanchez, la respinta da parte dell'ottimo Martelli, non è finita ancora il tiro, è strozzato da parte di Loreti. Adesso la buona onda però è dall'altra parte, Siniscalchi, lo spunto da parte di Siniscalchi che riesce a trafiggere sul primo palo un Saba che questa volta però non è esente da colpe. 3-2, gara che si riapre, un solo minuto di recupero, non ce l'aspettavamo, pensavamo sicuramente di più. Fallo netto, dovrebbe essere il sesto fallo di squadra, errore dunque clamoroso questo da parte di Sanchez. Al minuto 31 e c'è la rincorsa adesso da parte di Siniscalchi, il tiro e il gol incredibile, papera da parte di Saba all'ultimo respiro, è arrivato il pari da parte della buona onda, tradita dal proprio portiere, incredibile finale, davvero epico, finisce 3-3, una sfida che la Vigor Cisterna aveva dominato a tratti, era stata sopra due gol, ma alla fine la buona onda ci ha creduto, ha pareggiato incredibilmente i conti, un pareggio dunque che è ossigeno puro per la buona onda e deleterio per la Vigor Cisterna, e dunque con queste immagini di gioia per la buona onda e di tristezza, di rassegnazione e di sconforto per la formazione della Vigor, diamo un saluto e un ringraziamento a tutti gli amici di Mondo Futsal, da parte di Enrico Pasquali Coluzzi in voce e di Marcedu che ha operato le riprese televisive.